Una volta c'era questo, adesso è arrivato questo. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca, il canale che tratta di pesca sportiva dal punto di vista non agonistico e puramente ricreativo. Io sono Nicola, sono un infermiere e sono qua per accompagnarti in questo viaggio. Quest'oggi sempre mamma Caperlan ci ha mandato questo, glielo devo riportare, ci ha dato questo! E che cos'è? È il Rod Pod Compact 500, non lo dirò mai questa frase in francese perché io francesi vi voglio bene, siamo in rapporto di collaborazione. Detto questo, oggi andiamo a recensirlo, ma soprattutto facciamo una comparativa con questo, con l'altro Rod Pod che avevano Travel i ragazzi di Caperlan. Andiamo a vederli. Bene ragazzi, siamo arrivati al banco e siamo a fare la parte del montaggio, perché vediamo un attimino quali sono le tempistiche per il montaggio di uno e dell'altro pod. Partiamo prima dal nuovo e vediamo quanto tempo ci vuole. Diamo il via al cronometro adesso. Allora, naturalmente non mi massacrerò per il montaggio, ma diciamo la tempistica standard e base, andiamo ad aprire così almeno facciamo anche un first look del prodotto. Allora, una cosa figa di questo è questo. Pronti? Là, ne apriamo, siamo pronti due, vedi? Allora, molto rapida, questa è cascato qualcosa, non so cosa sia. Opla, un tappino, ricordiamoci che poi gli va riportato. Poi abbiamo i quattro simpatici ragazzi, come sempre. Poi abbiamo i due, che per questi tappini noi li mettiamo qua così non li perdiamo. E abbiamo le boots bar, entrambe le boots bar pronte e operative. Allora, le forme sono veramente fighe ragazzi. Ora io questo lo appoggio un attimo a terra, no, sulla sedia, che scelo sporco, poi mi abbattono. Allora, le buzz bar sono veramente fighe, le rifiniture di tutto l'oggetto sono veramente figherrime. Allora adesso andiamo a collegarci, è un tre posti. Allora, ecco, quello che magari non mi piace proprio tantissimo sono alcuni particolari, dopo andremo a vederli meglio con il... Sì, lo so, avete visto un taglio, ma non è un taglio per aumentare la velocità, perché semplicemente mi ero dimenticato una cosa, sì. Quindi preferisco dirvelo subito che non è un taglio per far vincere uno o l'altro. Dicevo, ci sono alcune caratteristiche che non mi squibolano tanto, ma conosco mamma Caperlan e sicuramente c'è un motivo per cui le hanno fatte e le sto anche provando e sembrano... L'avevo provata l'altro giorno, l'avevo provata a montare alla Decathlon lì a Sesto Fiorentino dal buon Riccardo, responsabile del progetto. Allora, quindi adesso quella piccola penso vada dietro e quella grande vada davanti. Allora, la parte più noiosa è sempre questa, quando vanno messe queste. Allora, apri, ok, questa è la parte sempre più noiosa. Allora io lo faccio scorrere di solito fino aia, bella puntita, ok. Ora non le sto a regolare in altezza, noi facciamo un montaggio standard giusto per avere una tempistica. Allora, quindi no, ok, madonna, ok. Scusate tutti i rumori, gli scoco conk, gli stack tonk, tutte le tremate della telecamera, ma stiamo montando a un banco. Ok. Ciao telecamera. Ok, uno e uno due. Quindi possiamo stoppare il cronometro. Adesso andiamo a fare la stessa cosa con l'altro pod. Aspetta un attimino, lo appoggiamo. E poi... Yek. Proviamo ad appoggiarlo in qualche maniera senza far danni. Lo andiamo a fare con l'altro pod e vediamo un po' quanto è più o meno il tempo di montaggio. Dai, andiamo. Prendiamolo subito. Ok, questa è la confezione. Io l'altro l'avevo già aperto, questo non lo aprirò, quindi prendiamo un pochino lo scarto. E niente, però ragazzi vi devo chiedere una cosa. Devo cambiare batteria perché ho finito la batteria della telecamera. Ci vediamo fra un secondo. Bene, ci siamo ragazzi. Prepariamoci al cronometraggio. Pronti, attenti, via.
Allora, dobbiamo anche levare dalla scatola questo, quindi no, io non so se ci sono tutti i pezzi perché l'ho presa al volo, quindi allora opera. Andiamo a togliere il primo pezzo, che come vedete già di per sé il primo pezzo è più compatto, è esteticamente magari meno rifinito, scusate per i rumori, ma di per sé già è molto più piccolo, ok? Non avrà magari la stessa velocità di montaggio, quello ve lo concedo. Allora, andiamo a montare le Buzz Bar, già con uno stile un pochino più anni 2000 rispetto a queste che sono molto più fashion and glamour, con delle leve importanti, una e una due, tanto so che dovreste vedere tutto ora perché dalla parte alta abbiamo una ripresa più ampia. Ok, andiamo a montare questo. Se volete naturalmente skippate ragazzi, accelerate il video, ma era giusto per capire qual è la differenza nel montaggio. Ok, adesso comincia la parte complicata, che è quella dell'apertura del gioppilio. Allora, apriamo i ganci e andiamo a inserire. Allora, questo cosa c'ha di difficile? Che essendo più corto, ok, questo va dalla parte di qua, sì. Allora, c'è questa difficoltà che dobbiamo regolarci così prima di poter inserire i nostri. Allora, uno e uno, due, aggancia e andiamo a regolare per avere più o meno, ok, un altro pochino, ok, uno e uno, due. E adesso andiamo a fare la stessa cosa dalla parte opposta. Andiamo a sganciare. Questo addirittura l'ho levato. Ok, allarghiamo il necessario, sfruttiamo il banco il più possibile. Ok, uno, uno, due, chiudo, do più o meno la stessa distanza, chiudo. Poi naturalmente le varie regolazioni, quelle ragazzi non le considero in questo calcolo della tempistica di montaggio. Allora, aspetta che lo giriamo un po', ok. Opla. Ah, ci siamo, ok, più o meno questo è quanto. Ho chiuso di qua e stop al televoto. Bene, ora non ho montato perché dall'altra parte non c'è quelle che sono queste, vabbè, le forcelline non le ho montate, questo le ha in donazione, in dotazione, l'altro non le ha. Ok, ne ha tre questo perché giustamente ha tre agganci, mentre l'altro manca di questa cosa. Quindi la prova di montaggio a banco ce l'abbiamo, adesso andiamo a fare una comparativa. Ok ragazzi, siamo qua per la comparativa, prendiamoli entrambi. Allora, già di per sé a un primo sguardo la dimensione più o meno, ragazzi, veramente, a parte che questo sotto è regolabile, più o meno la dimensione è la stessa. Allora, cosa dire, che a livello diciamo di alluminio, parliamo prima dell'estetica. Ok, a livello di estetica sicuramente il nuovo modello è più figo e dà un'immagine molto più moderna, molto più 2020, 2021, 2022. Abbiamo il brand Capelan stampigliato un po' ovunque sul nostro articolo, e quindi, ripeto, a livello estetico è molto più giovanile rispetto a questo modello, che naturalmente è un modello vecchio, ma ha comunque da dire la sua perché ha un colore più carp, mentre questo è un colore più nero. Abbiamo la scritta che si vede meglio, ma non è stampigliata ovunque. Per quello che riguarda la fattezza e la fattura, allora questa parte qua, questo blocco qua, mi sembra parecchio, parecchio importante. Mi dà questa immagine di stabilità, cosa che magari queste parti qua sotto invece del vecchio modello non mi davano. Da dire però che questo ha una peggior regolabilità rispetto a questo, che è molto più modulabile, sia per l'allargamento delle zampe. Questo invece, avendo le due che sono collegate insieme, non ci dà grosse possibilità di movimento, ma si vede che comunque si è spenta la telecamera, ragazzi, si è spenta la telecamera, quindi ragazzi la riaccendo e continuiamo. Bene, abbiamo rifatto partire anche la telecamera dall'alto. Allora, molto semplicemente, come vi dicevo appunto, ha una minor possibilità di gioco questo pod qua, ma se dovessi scegliere, ragazzi, si lascia il vecchio per il nuovo, e vi spiego anche perché.
si lascia il vecchio per il nuovo perché ha una stabilità maggiore. Io ho provato il vecchio, aveva questo difetto di essere meno stabile in pesca, questo invece, cioè provo a muoverlo e non si muove, l'altro invece dondolava. Ha un'estetica che è sicuramente più accattivante, una sensazione al tatto sicuramente migliore, perché è proprio una colorazione che gli dà questa sensazione al tatto spettacolare. E è figo, ragazzi, è figo, ha le caratteristiche dell'altro, le ha migliorate, le ha rese più fighe, soprattutto ha una capacità di montaggio che non ho ancora visto, perché l'orario non so quanto ci abbiamo messo, che però non mi sembra influire tanto, ecco, come differenza fra i due, ma appunto proprio perché non influisce tanto, perché non avere il meglio. Va sui, mi sembra, 60 euro, sì, va sui 60 euro, 59,99. È un buon acquisto? Sicuramente sì, ma vediamo però nella parte finale di questo video alcuni pro e alcuni contro che ho notato appunto di questo pod. Allora ragazzi, siamo giunti al momento dei pareri. Che dire di questo pod Travel? Allora, sicuramente quando andiamo a vedere quella che è la confezione, è sicuramente una confezione che vola via, è una confezione più poffice, più imbottita, sicuramente dà una sensazione al tatto migliore, ma è più grande rispetto, ora mi vedete girare spesso, è parecchio più grande rispetto a questa, il che, come abbiamo visto prima nella parte del montaggio, soprattutto per un qualcosa di travel, ci svantaggia un pochino di più, anche perché abbiamo veramente bisogno che venga coccolato così il nostro pod. Però detto questo, dall'altro punto di vista è un pod molto più veloce ad essere montato, molto più stabile, il peso più o meno, ragazzi, vi dirò, è più leggero questo, perché al di là di quanto viene scritto qua, viene scritto 1,4 kg, qua 1,260 kg, si sente parecchio di più la differenza di peso. Però vi ripeto, pregi, minor peso, pregi, velocità del montaggio, difetti, confezione troppo grande, troppo, però anche quello ce la possiamo cambiare noi, però sarebbe meglio averla già di per sé una confezione più piccola, ma soprattutto, come vi dicevo prima nella parte del montaggio, una cosa che ci manca veramente tanto è che in questo pod troviamo già i ganci posteriori, come vedete qua sono anche disegnati, sì, i ganci posteriori, e dovremo poi aggiungere noi davanti i segnalatori. Di qua purtroppo non abbiamo niente, né coppette, né ganci, né segnalatori, il che mi fa pensare che quei 160 grammi, 200 grammi di guadagnato siano utili proprio a quelli. Detto questo, comunque, per quello che costa, che abbiamo visto anche nella parte del montaggio, ha un costo adeguato, io lo comprerei. Beh, sul mercato al momento attuale come questo non ne ho visti. Ne ho visti di simili al modello vecchio, ma non li trovo alla stessa altezza. L'ho anche provati, l'ho anche montati, questo modellino qua secondo me ci sta. Lo proveremo in pesca? Beh, se e quando deciderà la signora Capri. No, decidi di portarlo, no, andate uno. Lo vedremo in pesca. Detto questo, ragazzi, andiamo in chiusura. Beh ragazzi, anche questo video è giunto al termine, io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino qua, mi raccomando, like, commenti, condivisioni, iscrivetevi al nostro canale, tutte queste cose a voi non costano niente, per noi, per me sono fondamentali, adoro rispondere ai vostri commenti, leggervi e soprattutto avere le vostre interazioni, perché ci danno così tanta forza che voi non ve ne rendete minimamente conto, sono la base per il nostro canale YouTube, perché senza di voi noi non esisteremmo. Detto questo ragazzi, bacione, tante care cose, ci vediamo giovedì prossimo o sabato, perché giovedì video come questi o sabato video delle pescate, e come sempre il nostro motto, catch and release, ciao bimbacci! Prima di partire devo ricordarmi come si chiama una cosa. Mm-hmm.